Allora, ricordiamoci, allora, abbiamo una funzione definita da un aperto A ottenuti in Rn a valore in R, una funzione di più variabili f di x uguale f di x1 xn. Oh, quando lo scriviamo in analisi, il vettore x1 xn lo scriviamo in orizzontale, geometria lo scriviamo in verticale, non ci metto x trasposto per dire che è orizzontale. Quindi è una funzione di n variabili. Ora, perché abbiamo fatto quel discorso di prima? Perché la funzione che ha t, allora prendiamo ni una direzione cioè un versore o direzione, la stessa cosa, un vettore di Rn di lunghezza 1. Allora prendiamo la funzione che a t associa f di x con 0 più t nu, cioè andiamo a esaminare il comportamento della, della nostra funzione lungo la retta del dominio che passa per x con 0 ed è diretta lungo nu. Ok? Questa è una funzione di una variabile, perché questo sta in R e questo sta in R. Questa funzione chiamiamola G di T, dovrei dire G nu di T, perché dipende, ovviamente cambia nu, cambia la funzione. Oh, in particolare, cosa abbiamo visto? Se il limite per t che tende a 0, scusate, per x che tende a x con 0, di f di x fa L, allora il limite per t che tende a 0 di g nu di t pure deve fare L. Il viceversa in generale non è vero. Questo a cosa ci può servire? Oh, però non è vero, però se esiste questo limite deve fare pure L, sempre per l'applicazione da sinistra verso destra. Quindi se facciamo il limite lungo una direzione e ci viene 7, beh, o il limite o fa 7 o non esiste. Chiaro? E questa è già un'informazione sulla funzione. Però più in generale, una diciamo, informazione molto più utile potrebbe essere andare a calcolare la derivata di g nel punto 0. Chi è questo? Non è altro che il limite per t che tende a 0 del rapporto incrementale di g nu di t meno g nu di 0 fratto t uguale al limite per t che tende a 0 di f di x con 0 più t nu meno f di x con 0 fratto t. Questa qua prende un nome, si chiama derivata direzionale di f rispetto alla direzione calcolata nel punto x con 0. Oh, derivata direzionale, quando si parla di derivata per una funzione di più variabili non si usa la d dritta ma si usa il d
storto. Esattamente lo stesso simbolo che si usa per la frontiera di un insieme. Si scrive DF in D nu, derivata di F rispetto alla direzione nu calcolata di con 0. Che cos'è per definizione? Allora, nu, vi ripeto, non è un vettore qualunque, deve essere un vettore di norma 1. Poi devo fare il limite, per t che tende a 0, di f di x con 0 più t nu, meno f di x con 0 fratto t. Ora, perché è utile questa informazione? Supponiamo voglio cancellare qua dietro meglio. Allora io che cosa so? So che f di x con 0 più t nu a che cosa è uguale? È uguale a f di x con 0 più t volte per la derivata di f in d nu calcolata di scontare. Più o piccolo di t. Allora, questo lo so da analisi 1. Se esiste questa derivata, naturalmente. Se esiste questa derivata, diciamo che la funzione è derivabile rispetto alla direzione nu. Ok? E la nostra funzione si può scrivere così, lungo quella retta però. Perché? Se vi ricordate, se la funzione ha la derivata prima, questo è il valore della funzione, più il valore della derivata prima per l'incremento, perché x con 0 più t nu, quanto dista da x con 0, esattamente t, e quando vado a fare la differenza mi viene t nu, ma siccome nu c'ha lunghezza 1 e io su quella retta mi sono spostato di t, e quindi qua l'incremento è t, e poi quello che avanza è un infinitesimo di ordine super di ordine. Questa è l'analisi. Ok. Ora, perché è importante questa derivata direzionale? Allora, cominciamo a fare dei casi particolari. Quali sono i casi particolari più... Allora, perché è importante e qual è il fatto, diciamo, perché questa derivata direzionale non basterà? Anche conoscere tutte le derivate direzionali non basterà. È importante perché ci dice come varia la nostra funzione quando io mi sposto lungo una certa direzione. Per esempio, io, se vi ricordate l'esempio della produzione delle patate, ho due variabili, lavoro e terreno. Ok? Allora, cosa posso fare per incrementare la produzione? Posso decidere qual è la cosa più naturale.
Posso decidere di incrementare solo il lavoro oppure solo i terreni. Chiaro? Allora, a che cosa corrisponde questa situazione? Corrisponde al fatto che io incremento una sola delle due variabili e l'altra la lascio uguale. Allora, supponiamo che se io aggiungo un lavoratore, la mia produzione aumenti di 30 tonnellate. Chiaro? Allora mi faccio i conti, le mie patate sono di buona qualità, quindi le vendo a 1 euro a chilo. Allora, effettivamente 30.000 euro, bisogna vedere se il lavoratore da assumere mi costa meno di 30.000 euro. Se mi costa meno di 30.000 euro, lo prendo e lo assumo, perché aumenta il profitto. Chiaro? Viceversa, supponiamo di aumentare, a parità di lavoratori, di aumentare un ettaro di terreno. Un ettaro di terreno, mettiamo che la produzione aumenti di 5 tonnellate. Ok? Che vuol dire 5.000 euro in più. Però bisogna vedere se affittare questo ettaro di terreno in più per un anno, naturalmente stiamo parlando di produzione annuale, mi costa di meno di più di 5.000 euro. Se mi costa di meno, chiaramente semplifico molto, no? Allora posso pensare di allargare la mia impresa, se c'è profitto. Ora però, osservazione fondamentale, allora, aumento un lavoratore, la produzione aumenta di 30 tonnellate. Aumento un ettaro di terreno, la produzione aumenta di 5 tonnellate. Secondo voi, se aumento un lavoratore e un ettaro di terreno, di quanto aumenterà la produzione? Approssimativamente. Più di 35.000. Perché di più? Tu di prima acchito, perché devi supporre che ci sia un se gli incrementi sono piccoli, per quale motivo dovrebbero portare a interazioni dipendenti? Chiaro che una piccola interazione dipendente ci può stare, però fondamentalmente gli effetti si sommeranno. Ok? Cioè, pressa poco mi aspetterei che all'aumentare di un lavoratore e di un ettaro di terreno mi aspetterei che la produzione aumenti circa di 35 tonnellate, poco meno poco più, perché ci possono essere delle interazioni tra gli effetti delle due variabili. Ma vedremo che se la funzione ha una certa regolarità e se gli incrementi sono piccoli, ora piccoli io il lavoratore meno di uno non lo posso, vabbè, posso assumere qualcuno part time, insomma, no? Stagionale oppure. Ovviamente anche lì nella realtà si assume una persona stagionalmente, perché le patate serve solo quando vanno a raccogliere, sostanzialmente. Ok. Allora, quindi, se vogliamo andare a scrivere queste cose, a cosa corrisponde il caso in cui io incremento una variabile lasciando fissa le altre?
A cosa corrisponde? A quale versore corrisponde? Allora, quante dimensioni ho nel caso lavoro patate? 2. Quindi, che succede? Se incremento solo il lavoro, senza guardare, se mi muovo soltanto sull'incremento del lavoro, senza guardare le patate, mi sto... Com'è fatto il versore? Siccome nella seconda direzione deve essere 0, perché nella prima direzione quanto deve fare? 1, 0. Quella somma dei quadrati deve fare 1, no? Vabbè, se cambiare segno potete prendere meno 1, 0, però diciamo in genere si prende sempre quello con le coordinate positive, no? Quindi, allora, il versore che mi va a analizzare il comportamento quando incremento solo la prima variabile è 1, 0. E quando incremento solo la seconda variabile chi sarà? 0, 1. Questo se le dimensioni sono 2. E se le dimensioni sono n? Se io incremento solo la prima variabile, chi è il versore? 1, 0, 0, 0, 0, 0. Come si chiama questo qua? E con 1, se vi ricordate, il primo vettore della base canonica. E se incremento solo la seconda? 0, 1, 0, 0, 0. Se solo la terza? 0, 0, 1, 0, 0, 0. Quindi, i è un numero compreso tra 1 ed n. Ok? Oh, questa notazione qua è la notazione che abbiamo introdotto noi con le derivate direzionali, però storicamente non è quella che si usa di più. Queste derivate qua, cioè le derivate direzionali rispetto ai versori, paralleli alla base canonica, cioè ai vettori della base canonica, si chiamano derivate parziali e si scrivono così: df in dx con i calcolate in x con i. Questa qua chi è? Posso anche vederla così, è il limite per t che tende a 0 di, qua c'è sempre t, ah scusate, qua c'è scritto i per sbaglio, t, poi qua chi c'è? F di x01, x0i-1, x0i più t, x0i più 1, x0n meno f di x01, x02, x0n fratto t. Cioè, questa qua si chiama derivata parziale iesima. Di f nel punto isconzero e non è altro che la derivata direzionale rispetto all'iesima versione della base canonica. Come si fa la derivata parziale iesima? Si incrementa di t, si fa il rapporto incrementale della funzione incrementando il suo argomento iesimo. Ci stanno n argomenti, n variabili, incrementiamo di t solo la variabile iesima. Poi ci togliamo il valore della funzione del punto, dividiamo per t e facciamo lì. Quella è la derivata parziale iesima. Oh,
di esaminare cosa significano queste derivate parziali e derivate direzionali. Vediamo un attimo qual è il grosso problema che abbiamo con queste derivate. Vedremo che per analizzare quel comportamento di sopra, sotto certe ipotesi, basteranno solo le derivate parziali. Cioè non ci servono tutte le derivate direzionali, basta solo le derivate parziali. Supponiamo chi è il gradiente di f in x con 0? È il vettore delle derivate parziali. Okay. Allora, vedremo quindi le derivate parziali sono derivate direzionali rispetto ai vettori della base canonica e il gradiente non è altro che il vettore di tutte le derivate parziali. Infine, lo scrivo qua sotto, sotto certe ipotesi che tra poco dobbiamo andare a vedere, avremo che def in den nu calcolato in x con 0 non è altro che il gradiente di f calcolato in x con 0 scalare nu. Allora, da una parte questo sembra essere un'informazione di ed è effettivamente un'informazione di fondamentale importanza. Perché? Mi dice che se io voglio calcolare la derivata direzionale non mi serve fare ogni volta quel limite. Una volta che ti sei fatto il gradiente, cioè il vettore delle derivate parziali, basta semplicemente fare il prodotto scalare con nu. Per esempio, se la derivata parziale tonnellata di produzione di patate, unità di lavoro o di terreno, era 30 per il lavoro e 5 per il terreno, incremento da un'unità di lavoro, le tonnellate aumentano di 30, diminuiscono un'unità di lavoro, le tonnellate diminuiscono di 30, aumentano un'unità di terreno, le tonnellate aumentano di 5, diminuiscono un'unità di terreno, la produzione diminuisce di 5 tonnellate. Se aumento un'unità di lavoro e un'unità di terreno, che devo fare? Prodotto scalare 30 per 1 più 5 per 1. Se aumento un'unità di lavoro e 3 unità di terreno, di quanto aumenterà la produzione? 30 per 1 più 5 per 3, 45. Di primo acchito, al primo ordine vedremo, e poi ci sono le correzioni eventuali al secondo. Però se diciamo stiamo parlando di un'azienda con migliaia di dipendenti e con centinaia di ettari, questo più o meno è vero. Chiaro? Cioè, sotto certe ipotesi avremo questo, cioè la derivata rispetto a ni, chi è? Il prodotto scalare tra il gradiente e ni. Va bene. Ora, quindi uno dice, andiamo a riesaminare questa uguaglianza qua.
io scrivo f di x con 0 più t nu uguale f di x con 0 più t volte gradiente di f in x con 0 scalare nu, oppure la t la posso pure mettere dentro, scalare t nu più o piccolo di t. Però attenzione, o piccolo, ci posso anche mettere piccolo il valore assoluto di t, è la stessa cosa. Ma attenzione, chi era t nu? T nu era x meno x con 0. E chi era? Quando vado a fare la norma di t nu, quanto mi viene? Il valore assoluto di t. Allora, sotto certe ipotesi, chi avremo? Avremo che f di x si potrà scrivere come f di x con 0 più il prodotto scalare tra il gradiente di f in x con 0 e x meno x con 0 più o piccolo di che cosa? Della norma di x meno x con 0. Cioè, se c'è una formula, se noi facciamo vedere questo, se c'è una formula che può essere valida per la funzione f, deve essere forza questa. È come il discorso del limite. Se il limite lungo una retta è 7, il limite lungo qualunque, diciamo, il limite globalmente può valere solo 7. Lo stesso concetto. Il problema è che non sappiamo se questa formula è valida. Perché? Perché c'è scritto sotto certe ipotesi. E perché ci vogliono le ipotesi? Allora, prima di vedere perché ci vogliono le ipotesi, torniamo indietro, rifacciamo il discorso. Noi abbiamo le derivate direzionali, significa andare a esaminare il comportamento della funzione facendo la derivata lungo la retta che ha la direzione nu. In particolare, le più semplici direzioni da esaminare sono le direzioni parallele agli assi. In quel caso le derivate che otteniamo si chiamano derivate parziali e si possono anche definire in maniera indipendente. Se le definite così, comunque è uguale a questa. Cioè le due definizioni coincidono ovviamente. Perché questo chi è? Esattamente x con 0 più t volte con i. Incrementare la variabilesima di t vuol dire sommare t volte con i. Che con i c'ha 1 lungo la coordinata deiesima, t per 1 fa t e 0 lungo le altre coordinate. Va bene fino a qua? Ok. Oh, qual è il punto? Il punto è che sotto certe ipotesi è facile verificare che la derivata direzionale non è altro che il gradiente scalare in. Cioè il gradiente chi è? Il vettore della derivata parziale scalare di. A quel punto mi vado a riesaminare quell'uguaglianza e mi sa che quest'uguaglianza mi viene in mente che si possa scrivere una cosa così. Effettivamente sotto le stesse ipotesi vedremo che si potrà scrivere questa cosa qua. Perché questa cosa qua è c'ha un senso? Perché se ci fate caso è esattamente l'analogo pluridimensionale della formula di Taylor all'ordine 1 unidimensionale. Cosa diceva la formula di Taylor all'ordine 1 nel caso di una variabile? Diceva f di x uguale f di x con 0 più o piccolo di 1 se la funzione era continua, quella era all'ordine 0. Ma poi diceva se la funzione invece era derivabile, diceva f di x con 0 più f primo di x con 0 per x meno x con 0 più termini di ordine che poi veniva superiore, quindi per esempio se era derivabile due volte, qua poi ci veniva un termine di ordine 2 e così via. Ricordate questo? Questo è esattamente l'analogo multidimensionale. Invece di avere, allora noi abbiamo f di x con 0 per le funzioni continue, più o piccolo di 1, se le funzioni sono meglio che continue, avranno quelle ipotesi, soddisferanno quelle cose che dicevamo prima, poi vediamo quali sono. Cioè avremo un ulteriore pezzo
Come si comporta questo pezzo? Questo pezzo è un pezzo, si chiama lineare. Questa è una costante, questo e questo è affine. Lineare in chi? In x meno x con 0. Lo vedete? Questa quantità è un prodotto scalare. Il prodotto scalare è lineare nelle due variabili. Questa variabile è un numero, è un vettore fisso. Questa variabile qua chi è? Il vettore x meno x con 0. X meno x con 0 è il vettore spostamento. Cioè, mi sposto di un tot, la produzione aumenta di un tot. Mi sposto del doppio in quella direzione, la produzione aumenta del doppio. Mi sposto l'opposto, la produzione diminuisce. Chiaro? Poi, ovviamente, ci sono i termini di ordine superiore. Quelli là non sono affatto lineari. Per esempio, ci può essere un termine quadratico. Cioè, arriva a un certo punto che la tua produzione... tu aggiungi operai, a un certo punto la produzione raggiunge il massimo. Perché? Perché metti talmente tanti operai che a un certo punto si pestano i piedi gli uni con gli altri. Quindi la derivata parziale rispetto alla variabile lavoro diminuisce, prima era 30, poi diventa 20, 15, quando diventa 0 in quella variabile là la produzione ha raggiunto il massimo. Se tu continui a aumentare operai, la produzione scende. Però quindi è chiaro che però questo non vuol dire che tu abbia trovato il massimo globale della produzione, perché ci sta ancora l'altra variabile da esaminare. Però è importante capire la struttura, cioè pezzo costante, pezzo lineare, pezzo di ordine superiore. Lineare in che cosa? Nello spostamento. Uno dice però, vabbè, tu hai fatto un discorso tutto complicato, poi oggi pomeriggio ovviamente vediamo esercizi, quindi vediamo, andiamo a vedere, hai fatto questo discorso tutto complicato, però io non ho capito perché ci vogliono le ipotesi, perché non può essere, e ci vogliono le ipotesi, adesso lo facciamo vedere. Prendiamo questa funzione qua. Cancelliamo. Prendiamo questa funzione qua di due variabili. F di xy uguale 0 nell'origine e poi prendiamo y x quadro fra y quadro più x alla quarta tutto a quadrato, quindi non è altro che qual è la funzione di prima xy diverso da 0. Allora, come prendiamo la retta t nu che è uguale a t ni 1 t ni 2 andiamo a calcolare la derivata direzionale di f rispetto a ni nell'origine e vediamo se ci sta. Che devo fare? Vediamo un po', me lo dite voi. Limite? Devo fare. Cominciamo a scrivere la definizione. Chi è la derivata direzionale? Limite per t di che cosa? Di f, in questo caso di t nu, no? Perché sarebbe l'origine più t nu, meno f dell'origine fratto t uguale limite e t che tende a 0 di che? Allora,
Questo scompare perché è 0. F dell'origine fa 0. Poi qua c'è un pio denominatore, e poi qua sopra il numeratore che ci sta. Dobbiamo scrivere la stessa roba di prima, tutta elevata a qua. Quindi qua c'era, se vi ricordate, c'era t cubo per ni1 ni1 quadro ni2, poi fratto t quadro ni2 quadro più t1 alla quarta più t alla quarta ni1 alla quarta, tutto elevato a qua. Bravo. Quando fa sto link? Allora, questo era di ordine? Il numeratore era di ordine? 3. Al quadrato è di ordine? 3 più 3? 6. Il denominatore era di ordine? 2. Al quadrato è di ordine? Però c'è un'altra t, quindi 4 più 1, quindi sopra è 6, sotto è 5, il limite fa? Ah, fa 0. Perciò ci ho messo il quadrato. Se non ci mettevo il quadrato, veniva 3, 2, però 2 moltiplicando per t sotto veniva 3, che la derivata mi veniva finita, ma dipendeva da nu. Allora, quando la derivata dipendeva da nu, voi capivate, potevate capire bene che magari ci stavano problemi. Invece qua addirittura la derivata viene sempre 0. Che vuol dire? Oh, uno potrebbe dire, attenzione, questo era 2, tranne che se ni1 faceva, ni2 faceva 0. Ma se ni2 fa 0, qua viene tutto 0. Quindi lì mi fa sempre 0. Allora, il gradiente di f quanto fa? Quanto fa? Fa 0, 0, no? Le due derivate fanno tutte e due 0. Torna che la derivata ni rispetto a ni è uguale al vettore nullo scalare ni? Sì, perché viene sempre 0. Quindi ci viene che il gradiente viene 0, effettivamente la derivata niesima viene il vettore nullo scalare ni, fino a qua tutto a posto. Sta formula vale? No, non vale questa formula, non vale manco questa di formula. Questa funzione nell'origine non è continua, perché se io adesso vado a prendere y uguale x quadro, f di x quadro quanto vale? Vale il quadrato di quello che faceva prima. Se prima faceva un mezzo, mo un mezzo al quadrato fa un quarto, questo per x diverso da 0. Ricordate che prima la funzione sulla parabola faceva un mezzo, mo la funzione che è? Il quadrato di prima. Se prima faceva un mezzo, mo fa un quarto. E se fa un quarto, io mi sto avvicinando all'origine, la funzione vale sempre un quarto. E quindi non manco continua. Ah, e com'è questo fatto che tutte le derivate fanno 0 se non manco continua? Che ci stanno tutte le derivate. E perché? Perché? Perché una cosa è andarci lungo le rette, e una cosa è andarci lungo avvicinarsi in generale, lungo dove mi pare in R2. Chiaro? Cioè il problema è sempre lo stesso di prima, e fino a che io guardo le rette sto guardando soltanto un'informazione che è sì molto utile, però potrebbe non rispecchiare tutto il comportamento della funzione. In certi casi lo rispecchia. Quali casi? Sotto quelle benedette ipotesi che dicevamo prima, che adesso dobbiamo andare a esaminare. È chiaro? Ok. Quindi ricapitoliamo, perché stiamo per dare la definizione più importante del corso.
abbiamo 9 minuti, facciamo riepilogo di 4 minuti e poi diamo la definizione più importante. Allora, noi abbiamo visto che sotto certe ipotesi è ragionevole che si pervenga a questa formula. Per pervenire a quella formula, cosa serviva nel caso delle funzioni di una variabile? Bastava la derivata. Se c'era la derivata, tu potevi scrivere quella formula. Ti ricordo esattamente l'esistenza della derivata di x con 0. Qua invece, seppure ho tutte le derivate direzionali in x con 0, quella formula non esce fuori. Quella deve uscire, non è che ne può uscire un'altra. Quella deve uscire. Ma le ipotesi non bastano, cioè non basta. Quindi, le derivate direzionali danno un'informazione utilissima, le derivate parziali, meglio ancora, perché dalle derivate parziali poi ci ricostruiamo le derivate direzionali, ma sempre sotto certe ipotesi. Quali sono queste ipotesi? Adesso andiamo a vedere. Fatemi cancellare qua. Voglio farlo sulla derivata da, sulla lavagna davanti, così c'è più luce. Così. Lascio solo scritto questo perché poi lo verifichiamo che sia possibile. Allora, definizione: F si dice differenziabile nel punto x con 0 se e solo se, per definizione, esiste un vettore A di Rn tale che il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 meno a scalar x meno x con 0 fratto la norma di x meno x con 0 fa 0. Che siamo a D? Dire questo è come dire che vale la formula f di x uguale f di x con 0 più a scalar x meno x con 0 più o piccolo di norma x meno x con 0. Cioè la stiamo imponendo questa formula, quindi le ipotesi sono fatte ad hoc, solo che non stiamo imponendo chi è il vettore A. Ok? Cioè noi vogliamo dire questo, si dice anche che la funzione, oltre a dire che è differenziabile x con 0, nel punto x con 0 il grafico della funzione ammette il piano tangente. Qual è l'equazione del piano tangente? Il grafico della funzione sta in Rn più 1, sta nel prodotto cartesiano, Rn di qua, R di là. Quindi x con n più 1 uguale f di x con 0 più a scalare x meno x con 0. Questa è l'equazione iper piano tangente. Perché iper? Perché la funzione potrebbe essere, se è una funzione di due variabili, questo è veramente un piano, sta in R3. Se è di più variabili, 3, 4, 10 variabili, questo qua è un iperpiano, sta in R4, in R5, in R6, dove sta? Chiaro? Ok. Ora, cosa ci ricordiamo? Se vale questa definizione, cioè se f è differenziabile in x con 0, differenziabile in x con 0 che significa?
che la nostra funzione ha questa struttura, è un valore fisso più un pezzo lineare nel, in x meno x con 0 più un pezzo che è di ordine superiore alla distanza di x meno x con 0. C'è questa proprietà di struttura. Allora, andiamo a vedere due corollari. Corollario 1, cioè corollario, questa non è una dimostrazione, osservazione 1, cioè questa è una definizione, no? Quindi non posso dire corollario. Osservazione 1, se f è differenziabile in x con 0, allora f è continua in x con 0. Ah, che devo fare? Se vado a fare il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0, questo è uguale al limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f x con 0 meno a scalare x meno x con 0 fratto norma x meno x con 0 per norma x meno x con 0 più a scalare x meno x con 0. Allora io dico che questo limite fa 0. Allora, che questa espressione sia uguale a questa, basta fare il conto. Questo semplifica con questo, un'altra è semplificato con questo, questo semplifica con questo e mi rimane il limite che devo fare. È un altro modo di dire. Allora, perché questo tende a zero? Qui è ovvio, questo qua già tendeva a zero. Questo limite faceva? E questo? Per x che tende a x con 0 a quanto tempo? Questa è la norma. La norma, se andate ad applicare la definizione, è l'unica funzione che è facile da applicando la definizione, è facile vedere che tende a 0. È la distanza, cioè, per ogni epsilon esiste un delta, basta prendere delta uguale a epsilon. Quindi questo qua tende a 0. Quindi 0 per 0 fa 0. Quello un po' più problematico potrebbe essere questo, però ricordatevi che a scalare x meno x con 0, o 0 devo mettere sempre in alto, è più piccolo della norma di a che la norma di x meno x con 0. E quanto tende? Questa è una costante, questo tende a? E quindi in valore assoluto questo tende a 0. Allora se in valore assoluto tende a 0, anche senza il valore assoluto tende a 0. Quindi questa definizione qua è quella giusta. Sarà complicato magari ottenere la verifica di questa definizione, ma è quella giusta, cioè se la f rispetta questa definizione è differenziabile eppure continua. Ovviamente se è continua non vuol dire che è differenziabile, è il vero analogo alla differenziabilità, è la vera condizione analoga alla derivabilità in una variabile. Derivabilità in una variabile si usa la derivata perché o derivabilità o differenziabilità, siccome la dimensione 1 è uguale, cioè sono due condizioni equivalenti. In più dimensioni no, differenziabile è una cosa, esistono le derivate direzionali è un'altra cosa, molto più debole. E qual è l'osservazione 2? La facciamo qua a fianco. Vabbè, seppure sforiamo di qualche minuto, poi iniziamo qualche minuto dopo. Abbiamo sempre un'ora di spacco per mangiare. Ok? Osservazione 2. Se f è differenziabile in x con 0, allora la derivata di f rispetto a n in x con 0 è uguale ad a scalare n. Cioè se esiste un vettore a
Quindi la differenziabilità implica l'esistenza di tutte le derivate direzionali. Il viceversa, come abbiamo visto prima, non è vero. Io posso avere tutte le derivate direzionali alla funzione del manco continuo. Come si fa questa dimostrazione? È banale. Allora, dimostrazione. Devo fare chi è la derivata direzionale? Devo fare il limite per t che tende a 0 di f di x con 0 più t nu meno f di x con 0 fratto t. Uguale limite per t che tende a 0. Adesso andiamo a applicare questa cosa qui. Cosa devo fare? Io so che qua ci posso scrivere f di x con 0 più, no? Vabbè, la formula che vale stava scritto qua, l'ho cancellato. Ci posso scrivere f di x con 0 più a scalare x meno x con 0, quindi posso scrivere a scalare t nu, perché x meno x con 0 è t nu, più o piccolo di t meno f di x con 0 fratto t. Qua potrei scrivere un piccolo valore assoluto di t, ma è la stessa cosa, no? Piccolo di t, piccolo valore assoluto di t. Adesso questo e questo se ne va, questo su questo tende a 0, la t qua la tirate fuori. Quando vale sto limite? Vale a scala di t. E avete dimostrato che la vostra derivata direzionale vale a scala di t. Quindi se la funzione è differenziabile, la derivata direzionale viene a scalare n. In particolare la derivata iesima, la derivata parziale iesima, chi viene? Viene a scalare con i, cioè viene a con i. Quindi chi è questo vettore a? Vediamo se ci avete capito qualcosa. Chi è questo vettore a? Da questa uguaglianza cosa... Chi deve essere necessariamente questo vettore A? Allora, A ha delle componenti, A con 1, A con 2, A con 3, A con 4, A con n. Se io voglio trovare A con 1, cosa mi basta fare? Mi basta mettere qua E con 1. Se ci metto E con 1, poi viene A scalare con 1 che fa A con 1. Quindi, ma se ci metto qua E con 1, questa che cos'è? La derivata parziale? Aspetta la prima componente di f di x con 1, e qua che cosa mi viene? A con 1. Quindi a con 1 è la prima derivata parziale, a con 2 è la seconda derivata parziale, a con 3 è la terza derivata parziale. Insomma, chi è questo vettore a? Il vettore della derivata parziale. E come si chiama? Il gradiente. Quindi se la funzione è differenziabile, se la funzione è differenziabile, la funzione è continua, inoltre quel vettore A che fa quello scherzo là deve essere per forza il gradiente. Non solo, tutte le altre derivate direzionali si devono poter fare facendo il gradiente scalare nu. E abbiamo chiuso il discorso. Il problema è, uno potrebbe dire, sì vabbè, tu ci hai messo queste ipotesi, però come fai a verificare queste ipotesi? Ok? Si verificano queste ipotesi. Allora, questo lo diciamo in quarto d'ora, subito dopo la pausa, subito dopo pranzo, e poi invece facciamo esercizi. Ok? Non è difficile da verificare, perché vedremo che se stiamo su un aperto, se le derivate parziali esistono e sono continue in tutto l'aperto, sicuramente la funzione è differenziabile.